Allora, finisco di inserire il mio codice. Ok, sì, ho sbloccato Alpha Carrion. Allora, ora. Ciao Johnny, cosa stai facendo? Ciao Giada, allora sto giocando con l'app dei Gormiti, non vedi? Ma non ti sei accorto che è iniziata la puntata? Non vedi? No. Dobbiamo salutare i nostri amici. È vero. Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Allora, stavi dicendo? Sì, che sto giocando con l'app dei Gormiti, lo sai che sei alfa, ultra, mega giornata? Sì, certo che allora, ci sono diverse modalità di combattimento. Okay. La battaglia giornaliera, si possono ricreare e fare anche le battaglie epiche dei cartoni animati. Ma poi, aspetta, bellissimo. Poi gli scontri a tre e anche lo scontro di potenziamento. E allora ho una cosa da chiederti, perché non facciamo una bella sfida della stagione 3? Ah, ok, sì, mi piace! Sai quale facciamo? Quale? Dai, ho appena sbloccato. Carrion? Bravissima, quella di Carrion. Vediamo. Allora, vado, Ok, vai. Pronta? Sì, prontissima. Lo sai che vinco, ok. Attaccalo. Sto attaccando, Giada, un attimo. Dai, più veloce, guarda. Capito, ma è forte anche il mio avversario, aspetta. Dai. Ok, ultimo. No, mi ha attaccato lui. No, Johnny, stai perdendo. No. Ecco. Hai perso. Non è vero. Sì, hai perso. Non è vero. Uff, ho perso. Vabbè, allora io faccio così, vado ad allenarmi e poi torno. No, abbiamo tantissime cose da fare, abbiamo poco tempo e il Gormiti Show deve continuare. Quindi andiamo. Ma io devo... Ma... Eccoci qui, Johnny. Okay, allora, sì, oggi ho scelto un bellissimo lavoretto per la festa del papà. Eh sì, giusto. Che puoi fare anche tu perché è molto facile. Ehi, io so fare tutti i lavori gormitici che abbiamo fatto fino adesso. Ho qualche dubbio e anche loro lo sanno. Ma come? Sì, perché fai sempre pasticci, sempre. Ma l'avrò fatto uno, forse con i dolci, quando abbiamo fatto la... Sempre. Allora, guarda. Questo è il lavoretto che faremo, una bellissima cravatta da regalare al nostro papà. Che bella, è super gormitica. Sì, allora... Qua cosa c'è scritto, per esempio? Qui c'è scritto al mio papà che è invincibile come Lord Sol. Ah sì, ok, vedete bimbi? Ok, si può fare la cravatta, decorare, adesso vi spieghiamo come. E adesso piano piano spieghiamo tutto. E quanto. Poi scegliamo la scritta. Allora, andiamo per gradi, vai. Giustissimo. Allora, dobbiamo prendere un bel cartoncino abbastanza grande. Sì, ok, giusto perché il papà è grande sì, e serve un cartoncino una bella cravatta grande, come questo qua. Ok. Poi prendiamo un pennarello o una matita, sì, come io l'ho già fatto. Fatto, ok. Ah, devo disegnarla. Bisogna fare questa forma, la forma della cravatta. Però ricordiamoci qui sopra di farla un pochino più grande perché poi la andremo a piegare. Ah, ok, allora la disegno, aspetta, o così. Aspetta che la copio, vado giù. Ah, ma è facilissima disegnarla. Sì, ricordi il pezzettino più grande qua sopra. Questo deve essere più grande perché... Ah, sì, ok. Perché qui andremo a piegarlo. Scusate, sto facendo un disastro già. Ok, praticamente questa parte si piega, ok. Sì, esatto. Ok, bravo. Hai visto? Guardate che bella. Stupendo. Ok, adesso bisogna ritagliarla. Un attimo. E verrà così. Io mi sono portata un pochino avanti. Vado. Mi raccomando, ritaglia bene. Sì. Ok. Johnny. Ci sei? E un attimo, sto ritagliando. Sapevo che eri lentissimo, guarda. Te l'ho ritagliata già. Ehi. Ci metto il tempo che ci vuole. Tieni. Eccola qua, la mia cravatta super gormitica. Perfetto, allora adesso... Ho un'idea. Tu hai detto che questa parte qua poi va... Piegata. Ok, allora io sai cosa faccio? Guarda. Faccio dei trattini. Ah, così non te lo dimentico. Così non me lo dimentico e so che poi devo piegarla. Va bene. Allora adesso dobbiamo prendere un elastico. Sì, bello. Ok. Un pochino lungo. Perché... faremo un bel nodo dopo. Ok, si può anche riciclare dalle mascherine di carnevale che avete, potete, giusto? Potete anche togliere. Sì, anche le mascherine che si stanno usando adesso. O delle mascherine, esatto, ok. Ok, prendiamo più o meno una lunghezza all'incirca così, perché dopo dobbiamo prendere la misura del collo e facciamo un bel nodo. Facciamo un nodo, ok. Un bel nodo, bello stretto, Ok. Non si deve staccare. Ok. Hai fatto? Quasi. Bene così. Ok. Poi prendiamo la nostra cravatta e pieghiamo il pezzettino. Ai. Johnny, pieghiamo il pezzettino che vi ho detto prima. Eccolo qua. Pieghiamolo bene. Dove lui ha fatto il tratteggio. Lo pieghiamo. Poi lo riapriamo. Ok. Prendiamo il nostro elastico. Dalla parte del nodo, giusto? Sì, la parte del nodo deve essere bella nascosta. All'interno, esatto, così non si vede, ok? Lo prendiamo così, il nodino qua. Aspetta. Johnny? Ci sono.
Ci sei? Sì. Aspetta. Caduto. Allora, dai, hai detto che è facile, che riesco a farlo. Lo so, un secondo. Ok. Ah, ok, così. Fatto. Sì, devi prendere un po' di scotch. Prendo un pochino di scotch. E lo scocciamo dentro. Ah, attacchiamo il nodo, ok. Così non si muove, non esce fuori, vedete? Così. Così è bello fermo. Aspetta, faccio anch'io. Poi pieghiamo. Ok, il nodo è dentro e poi pieghiamo, esatto, giusto? Esatto, copri così bene tutto quanto. Ok. Prendiamo di nuovo lo scotch. Ok. Tieni. Grazie. Aspetta, ok. E scocciamo. Sì, per chiudere, no? Sì, scocciamo la nostra cravatta. Ok. Poi Giada cosa si fa? Guardate che bello. Guarda, ho fatto anch'io. Guarda. Bravo! Vabbè. Ok, adesso c'è la parte divertente, perché ci possiamo sbizzarrire nel decorare la nostra cravatta. Ok, e come vedete qua, noi abbiamo i nostri giornalini gormitici, no? Che abbiamo preso, sì, in questi... i vecchi magazine. I magazine che abbiamo preso in questi mesi. E possiamo, come hai detto tu, sbizzarrirci, perché possiamo ritagliare le forme che più ci piacciono. Sì, io ne ho già ritagliate alcune. Anche io, i gormiti che più ci piacciono. Per esempio, io oggi sulla mia cravatta super gormitica per il mio papà, sicuramente non può mancare il track e lo incollo. Sì, giusto? Scegliete voi dove metterli e poi possiamo fare anche dei bei disegnini. Allora io voglio metterli. Inizia a incollare, inizia a incollare track. Aspetta. Giada. Come hai fatto a romperlo, Johnny? Gli ho tagliato un braccio, ma non volevo track, non volevo, scusami. Aspetta. Sapevo che facevi qualche danno. Gli ho tagliato una mano. Aspetta. Ma, poverino. Ma stavo andando così bene. Allora, facciamo così, track. È meglio che lo cambi, mi sa. Ti metto a nanna un secondo. Okay. Torna dopo. Questo. Ok. Questo qua. Ok. Non può mancare. Vedrete che il vostro papà sarà super contento quando gli farete questo bel regalo. Ok. Quanti ne incolli tu? Tutti quelli che posso. Così tanti? Tutti quelli che ci stanno. Ma devi ricordarti che poi faremo anche una bella scritta. Sì, ci sta. Quindi devi lasciare un po' di spazio. Adesso la faccio. Cioè, la scritta ci sarà lo spazio. Occhi deve esserci assolutamente. Ci sarà lo spazio per tutte le scritte del mondo. Vedrai. A occhi la metto qua. Vedrai, Aaron. Sì. Immagino il papà quando... Con questa cravatta che va a lavorare magari. Esatto, esatto, esatto. Vabbè, è carino, oh, sì. Bellino. Ok, io ho messo queste. Ok. Guardate, la mia tu sta a scrivere così. Arrivo, No, devo fare delle decorazioni adesso. Ah, giusto. Fammi pensare. Adesso. Ti rubo lui. Faccio qualcosa di rosso. Lui. Faccio dei cuoricini. Guarda Giada, guarda cosa riesco a fare. Come hai fatto? L'hai visto? Hai il potere della colla? Sì. Allora guarda, io faccio un bel po' di cuoricini così. No, questo no, ok. Ok. Johnny, ma così non c'è lo spazio! Dove scrivi? Dove fai la scritta? È vero. Ma mi piacevano così tanto attaccarli. Johnny, io ti avevo anche avvertito. Però è bellissima. Sì, è bella, però potevi fare una bella scritta per il tuo papà. Farò dei cuoricini, ok? Non copiarmi. Ah, li stai facendo anche tu? Allora, sì. Faccio dei pallini. Allora, aspetta. Faccio dei pallini. Che colore posso fare secondo te? Marrone. Marrone? Ma è brutto il marrone. Allora fai... Perché il rosso l'ho usato, posso fare... Il blu. Il blu, anche il giallo. No, beh, il giallo sulla cravatta verde. E faccio queste cose così. Ok. Che tipo la spirale del vento. Allora. Ok. Io ho quasi fatto, Ma la scritta dove la fai? La scritta la faccio dietro. Ma come? Dietro non si vede. Giada, non ci sta, tu non mi hai detto di lasciare lo spazio. Io te l'ho detto benissimo. Non è vero. Sì. No. Sì. No. Certo. No. Allora, aspetta. Ok, adesso devo trovare un bel... Dai, dai, andiamo alla scritta. Dai, dai, che ci abbiamo tantissime cose da fare oggi. No, sto pensando questo. Allora, dai, dai, su, io su, faccio su. Una bella scritta qui. Sì. Dai, scriviamola insieme, allora, visto che non ci sta. Posso? E non ci sta nella mia. Ma il tuo papà devi regalare questa, non la mia. Allora, al... La scrivo qua. Mio. La scrivo dietro. Papà. Io ho scritto al mio papà super mega ultra alfa gormitico. Sì. Ti voglio bene.
Ecco! Vabbè, l'ho scritta dietro perché davanti non ci stava, però è molto bella. Aspetta che... Ecco qua. Io invece ho scritto al mio papà che è forte come lo Lord Titano. Guarda. Beh, carina, dai! Bella? Dai, carina, anche se è un po'... E la scritta, scusa, dove l'hai fatta? Qua. Ah, dietro. Beh, carino, dai. Sì, è bella. E questo qui lavoretto sicuramente i vostri papà saranno super contenti. Allora, fate così, mandateci anche i vostri disegni, il vostro capolavoro, dove Giada? A gormitishow.com, esatto. Così lo mostriamo in puntata. E vi ricordiamo che in quel sito lì trovate anche la pagina dedicata a partecipare qui con noi virtualmente. Potete... Sì, potete mostrare la vostra collezione, i vostri lavoretti, potete chiacchierare con noi, sfidarci, ok, fare sfidarvi, delle super sfide e ballare con noi. Ok Giada, dobbiamo proseguire il Gormiti Show perché ci sono altre novità, eh. Sì, ci sta, qualcuno ci sta aspettando. Però è carino. Ciao Lorenzo! Ciao! Ciao! Come stai? Bene! Bene? Quanti anni hai? Quattro! A 4 anni! Wow, ma stavi giocando con i tuoi gormiti adesso? Mentre sì. Ci aspettavi? Mentre tu ci stavi aspettando stavi creando qualche storia gormitica? Sì! E cosa? Ho creato tante storie gormitiche! Ce ne vuoi raccontare una? Ce ne dici una al volo? Quella che ti è piaciuta di più? Sì! Allora, vai. I gormiti andavano sulla torre degli elementi. Ok. Poi Vodus arrivava con tutti i suoi Darkan. Quindi stavi dicendo che all'improvviso è arrivato Lord Voidus. E i guardiani hanno invocato tutti. Tutti i gormiti. Ah, ok. Ma l'hanno sconfitto Lord Voidus, vero? Perché i buoni vincono sempre. Ah, meno male che l'hanno sconfitto. Ma lo sai che c'è anche un nuovo cattivo che si chiama Lord Eklos? Sì, lo so. Ah, ok. No, è informato. Ah, voi. Infatti vedo il titano degli elementi lì in fondo che è pronto a salvare Gorm. Ah, è Gorok? Sì. È Gorok, bello. Wow. Ma hai contato quanti gormiti hai? Li hai mai contati? Sì, io l'ho contato nella busta un giorno. Ah, ti ricordi quanti sono? Sì. Vediamo se hai superato la nostra collezione. Esatto, vediamo quanti ne hai. Quanti ne hai? 100? Sì. Ma dimmi un po', tu guardi il Gormiti Show? Sì. Ah, ok, ti Ma piace. C'è stata una puntata che ti è piaciuta di più? Ti ricordi una puntata che dice, ah no, quella mi ha fatto un sacco ridere, o se no una che ti è piaciuta? Quando combatteva contro Xator. Ah, quando combatteva contro Xator. Quella è stata una dura battaglia. Sì. E poi, dai, raccontaci qualcosa. Quindi, cosa fai con i tuoi gormiti? Giochi? Fai le storie? Ma hai mai giocato con i collezionabili? Hai mai fatto la sfida con i collezionabili, con qualche tuo amico? No. O con la mamma? Con la mamma, col papà? No, io non le so aprire le buste. Vabbè, facile. Vabbè. Basta prendere una bustina e fare così, sac! Che poi, tra l'altro, non so se lo sai, ma io vinco sempre, vero? Ma non proprio sempre, ogni tanto vinco anch'io, eh. Non è Perché vero. Secondo me fa il furbetto. Cioè, non è vero, ma cosa... Nasconde le... Sì, secondo me nasconde Nel le buste. Nel puntale io ho più giochi e più Giada. Cosa? Cosa? Aspetta. Ripeti? Giochi. Ah, no, non è vero. Sono fortissimo. Ma secondo me è perché lui fa i suoi trucchetti. Lui fa i suoi trucchetti. Tutte e due. Ah, perché sono forte tutte e due. Hai ragione, sono d'accordo con te. Sì. Vabbè, ci sta. Va bene. Va bene, Lorenzo, grazie. Tu sei super gormitico. Allora, noi quando salutiamo i bambini, sai cosa facciamo? Apriamo le braccia così. Aprile con noi, perché adesso lo possiamo fare. Aprile così e poi e ci... stringiamo forte, facciamo un gormitico abbraccio. E così ci abbracciamo, ok? Così ci mandiamo un abbraccio virtuale. Ti mandiamo Siamo un bacione. Super felici di averti conosciuto. Sei contento che sei stato qua con noi? Ti puoi vedere poi in televisione, davanti al tuo YouTube. Poi a tutti i tuoi amici puoi dire guardatemi che ci sono nella puntata. Lo sai? Ciao Lorenzo, un bacione. Ciao.
Oh, ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Iniziamo con la prima foto che ci ha inviato Davide, okay. E con la sua dedica. Vai Giada. Ciao Gianni e Giada, sono Davide di Bergamo, ho 4 anni e sono un fan dei gormiti e del vostro show. Eccomi con la mia super collezione. Ciao, wow. Davide. Wow, guarda quanti ne hai là dietro. Li ha tutti schierati, hai bellissimo. Visto? Bellissimo, bravo, grande. Ok, vado io con Luca che ci scrive. Ciao Gianni e Giada, mi chiamo Luca, vivo a Trani, ho 4 anni. Vi mando la mia super collezione che raggiunge più di 100 pezzi. Wow, 100 pezzi, sono tantissimi. Ok, attendo che le puntate tornino su Rai Yo-Yo. Ecco le foto che mi ha scattato la mia mamma Alessandra ancora con l'albero e la super calza gormiti, ovviamente, dice, no? A presto, ciao Luca. Che bello, guarda, wow. Guarda quanti ne ha, tantissimi. Sicuramente avrei passato un Natale super gormitico, eh? Sicuro con dei regali super gormiti. Allora, se volete partecipare al Gormiti Show virtualmente, lo potete fare. Sì, potete chiacchierare con noi, mostrarci la vostra collezione. Esatto. Sfidarvi, esatto. O sfidarci. E potete mandarci. Esatto, potete mandarci anche i disegni su un sito bello preciso. gormitishow.com. Mi raccomando, tutto il materiale a questo sito. Giada, è finita la puntata. Ci resta solo che salutare i nostri amici. Cosa devono fare? Continuare a seguirci sui nostri social. Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale così ricevete sempre gli aggiornamenti. Un saluto da Johnny. E Giada. Ciao.